But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too. For indeed, I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Eccoci qua ragazzi, dunque bentornati su The Witcher. Come vedete il nostro Geralt sfoggia un nuovo taglio di capelli, giusto in linea con le isole Skellig. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo finalmente salire sulla nave, pensavo che non sarebbe mai successo. Benvenuti ragazzi nel 46esimo, se i calcoli sono giusti, sì 46esimo episodio di The Witcher, i calcoli dovrebbero essere giusti. Dobbiamo cercare una nave che ci porti a Skellig. Quindi noi saliamo su questa nave, facciamo i nostri bei comodi e gli diciamo ci portate alle Skellig. Allora, non funziona esattamente così. Vediamo questa donna, no? Marinaio, non è una donna. Vediamo questo qua col cannocchiale, sembra intelligente, eh? Eccolo qua. You captain of this tub? What's it to you? How much would it cost me to hire this ship? The Harmony of Nations ain't for hire. Ship's owner's got plans for it. There anyone in Novigrad who'll take me to Skelliger? It's... You mean anyone here off their gourd? Aye, Wolverstone. Goes by the name of Flask. Ask her the Golden Sturgeon. Man's a sheep-bugger, like the Skelligers. Sure they get along great. Allora, chiedi di Spugna, che dovrebbe essere il capitano della nave, lo Storione d'Oro. Dunque, ancora questa locanda che abbiamo visto nell'episodio precedente, ma non proprio quello del gameplay ufficiale, quello che è nel gameplay ufficiale, ma è uno speciale 45.5, Spade Ravioli, la storia di Anzo Attori, di Attori, scusate, Anzo ce l'ho messo io. Dunque, entriamo qua e dovrebbe esserci il capitano che ci porterà alle isole Skellig. Ecco qui, Wolverstone. Sto cappello da Red Dead Redemption, poi è tutto un programma, eh. You, Wolverstone, captain of the Atropos. So you wanna know if I'm Atropos, captain of the Wolverstone? No fucking clue, mate. I need to get to Skelliger. My Atropos and me. We're due to Che fortuna. Skellig. Carrion grain. But that's our shush. Got any coin? Eh sì, lo pagheremo ragazzi, perché che dobbiamo fare? Toh. 1000 corone. Like a bowls. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverstone never sails sober. The sea goes one way, Wolverstone the other. Makes the rocking bearable. So. Ready to set sail? Siamo sicuri che vogliamo andare con sto cristiano? Vabbè. Let's go. Yeah. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my Atropos. Perché non ha bevuto abbastanza, no? Ragazzi, è dura qua, eh. Qua non so come va a finire sta storia qui. Male andrà a finire, ve lo dico io. Buonanotte Geralt. Dunque, vediamo ragazzi, attendiamo un attimo la fine.
questo caricamento. Siamo sotto attacco dei pirati. Sulle navi ci sono solo pirati, non c'è più agente dell'equipaggio. No, chiedo, Io ho detto che finiva male, comunque. Poi la gente non ci crede alle cose, succedono ste disgrazie. Vabbè. Alcune ore dopo, ad Ard Skellig. Buongiorno Geralt in questo caso, eh. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. See, I've landed on Ard Skellig. How you figure that? You're wearing Clan on Crate colors. Ard Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellig, eh? Agreed to meet a sorceress here, Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Ard Skellig. There's a witch of Caer Trolde. Croc's guest. Could be the one you're meeting. That scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got Croc wrapped around her finger. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Yennefer's not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Know the way to Caer Trolde? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Allora, ragazzi, dunque. Siamo naufragati. Giusto. Fortuna che Rutilia è qui ad attenderci. Go. E siamo finalmente alle isole Skellig. Dobbiamo cavalcare in direzione del luogo in cui è stata vista Yennefer. Quindi ecco che abbiamo già un crocevia, ottimo per il viaggio rapido. Così possiamo tornare alle Skellig o andare nei vecchi le vecchie zone del Velenor, Novigrad o anche Biancofrutteto quando vogliamo. Quindi qui abbiamo anche un mercante, poi andremo a fargli visita, ovviamente, perché ragazzi dobbiamo giocarci a Gwent, vincere le loro carte, insomma tutto in preventivo, quello del famoso torneo al Passiflora,
qui c'è un altro mercante itinerante, con questo non si può giocare a carte, ma vabbè, cose che capitano. Poi semplicemente basta seguire a cavallo questo nostro nuovo compare e ci porterà ad Ard Skellig. Eccoci qua, e qui guardate, abbiamo un nuovo indicatore, eh. Allora, direi che possiamo scendere. Quindi ragazzi, nuova ambientazione, le Skellig, eh. Dopo tutti gli episodi che abbiamo fatto, si cambia ambientazione, qui ne faremo altri di episodi, molti altri. You need not do this, child. I know, but I want to. This madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. It is her decision. You look beautiful. Thank you. Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan Quirsec has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. You smell wonderful. Geralt, we're at a funeral. You smell wonderful at this funeral. Skelligar is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. The gates of Caer Troll stand open to all who hail Bran of Clan Tuirseach dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth.
come to the wake with me? Gladly. Feasts in Skelliger, so predictable. Slobbering drunks, brazen boasting, and the inevitable rows that result. Yeah, nothing like the banquets mages attend. Remember the one on Thanet? You were there. How could I forget? I also remember excruciatingly well what happened after the banquet. Reading my mind again? What's more, I like what I see. Did you learn anything in Velen? Velen. Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. Injured? Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures, more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. Good. You'll need to tell me more when we have some time. Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. I'll look at it later. How about you? What have you learned? Something strange happened on Ardskellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Syria was its cause. As much as I respect your intuition, Yen, we need something specific. Evidence. I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skelliger Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. Look, it's Krach. White Wolf! Greetings, Krach. I shall see you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. I shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of a thousand hunts. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krak, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. I've rented a room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the feast hall. Eccoci qui ragazzi, dunque. Allora, dobbiamo andare alla stanza, come vedete, di Yen e indossare un nuovo vestito. Qui abbiamo anche delle missioni da fare. Ecco, qui abbiamo anche livellato, va che bello. Allora.
qua abbiamo altre missioni. Nuove bacheche. Insomma, ragazzi, c'è ancora moltissimo da fare, veramente tanto. Abbiamo anche un barbiere qua, molto bene. Ed eccoci qui, alla taverna. C'è anche un porco arrostito, non fate battute sul porco, io vi conosco. Allora, vediamo come possiamo... Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. Ah, ecco qui. Allora, camicia elegante di Skag abbiamo indossate durante il ballo con Triss, quindi prendiamo i vestiti diversi, diciamo, no? Quindi andiamo a vestirci, ragazzi. Uno, due, mamma mia, sembriamo che sofferenza vestiti così, veramente. Comunque. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for our... Who exactly is she to me? Ah, unicorno. The stuffed unicorn. She fixed it. Unicorno che lui e Yen usavano per fare certe cose. No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, black and white. Allora, qui si poteva esaminare. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. Il diario di Yennefer. Dunque, oramai non penso d'altro che catturare un Jin. Se potessi acquisire il suo potere, il libro Amos Var Ipis mi ha confermato che, nonostante i miei fallimenti, imprigionare un genere ha tutti gli effetti possibili. Secondo Var Ipis, le difficoltà nel piegare una simile creatura a propria volontà possono essere superate, o quantomeno lui ci è riuscito. Purtroppo questo non significa che possa replicare il suo metodo. Ogni genio è un individuo a sé, bisogna pertanto mettere a punto una strategia diversa per ciascuno. Io ho più esperienza nella risoluzione di enigmi magici di chiunque altro al mondo, perciò se Geralt mettesse al mio servizio la sua abilità nello sconfiggere i costrutti, insieme potremmo riuscirci. Il punto è che non ho un genio da catturare e trovarlo non sarà facile. Dunque, ragazzi, perché vi ho detto questa cosa? Perché ci sarà una missione secondaria di Yen che tratterà anche la storia dell'amore tra lei e Geralt, che voglio trattarvi, no? Quindi, ecco qua. Allora, adesso possiamo andare a Caer Troide. Molto, molto bene. Innanzitutto chiamiamo Rutilia se decide di obbedirci, eccolo qua. E ora dobbiamo riuscire a trovare la strada per Caer Troide, che è un luogo molto molto bello da visitare, ragazzi, credetemi, eh. Allora, mannaggia, come vedete l'indicatore sta buggando a ripetizione, quindi... Ecco qua, adesso si è messo a posto, adesso. Dunque, rimaniamo insieme ancora un po', signori, poi dopo io entro in questo bellissimo open world delle Skellige, quindi credo che giocherò un po' per conto mio, ma non preoccupatevi, gli episodi arriveranno, ve lo prometto, perché ci sarà molto, veramente molto, anche a livello di episodi speciali, che vi voglio fare qua nelle Skellige. Ecco qui, cavalchiamo. Guardate, ragazzi, Caer Troide, la fortezza nella montagna, bellissima, veramente. Go, go.
i suoi scorci montani, quindi come vedete possiamo passare di qua, inespugnabile a tratti perché un esercito sarebbe obbligato a passare veramente di qui. Ed abbiamo il nostro indicatore per Caer Troide, ecco qui. Dobbiamo lasciare il nostro cavallo qui. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's trouble is very much derived from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Introduce me. This is my friend Geralt, and this is Berna, widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me. But on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long conversations. Why am I not surprised? Oh, Geralt. Geralt, what is that you're wearing? Didn't want to detract from your beauty. A man at a woman's side is an accessory. He should enhance her beauty. But I thank you for the compliment. Io avevo detto che erano brutti sti vestiti comunque. Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. We should mingle before they all get drunk. There'll be no talking to anyone then. Good thinking. I don't know what Krak wants, but when we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Ma c'hai, sei impegnato con Triss. I plan to tell you what I think. Ed ecco qui ragazzi, dunque c'è da dire che Yen c'è il suo perché, però Triss è il nostro amore. Quindi che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo episodio, noi andremo avanti nella prossima parte, nel prossimo episodio 47, se i calcoli sono giusti. Lasciate like, iscrivetevi al canale, oppure seguitemi sui miei social di Facebook, vi lascio tutto in descrizione. E che altro dire? Ciao ciao a tutti ragazzi, grazie di aver visto il video e grazie di essere stati con me anche questa volta.